Radio Sport 24, speciale Mondo Azzurro, il racconto, il documentario di Marco Rossano. Ottava puntata, siamo al 21 febbraio 2012, ottavi di Champions, gara di andata, Napoli-Chelsea. Vediamo. Il sentimento di essere napoletana all'estero l'ho cercato di spiegare in molti modi, ma quando tornavo a Napoli pochi riuscivano a capirmi. Fino a quando un'amica mia, la stessa che mi ha regalato il testo firmato Napoli, non mi regalò questo libro di Henry De Luca, dove trovo questa frase che finalmente ho detto: ah, qualcuno che ha dato voce a un mio sentimento. Che dice: e se non ho il diritto di definirmi apolide, posso dirmi napolide, uno che si è riaschiato dal corpo l'origine per consegnarsi al mondo, mai più attecchito altrove. Chi si è staccato da Napoli si stacca poi da tutto, non ha neanche lo sputo per incollarsi a qualcosa o a qualcuno. Mai più ho sputato, solo inghiottito, inghiottito ed inghiottito. Tornavi a Napoli, la città cambiava e tu non avevi assistito al cambiamento e quindi comunque non ne facevi più parte. E tornavi qui e sembrava che comunque non è, per quanto tu abbia fatto tutto il possibile per essere integrato in un'altra realtà, eri comunque, venivi considerato esterno, altro. E quindi eri di niente, e se eri di niente sei di tutto e quindi del mondo, ma se sei del mondo ti continui a perdere. Non è caso che Valentina poi mi ha regalato una bussola, ha detto: così una volta che ci siamo ritrovati non ti perdi più. Nascondi, la fortuna va nascosta. Guardate con la M. Ci manca solo un inserito di Gragnana e sta a posto. È anche un gol di Cavani. Dai, ma ah, con la prima. Di Cavani, la prima. The goals that the Chelsea did was a lucky goals, I guess. Yeah, the first goal was good, but then obviously putting two away isn't very good at all. I'm a Napoli fan, so bitter. Cheers, guys. Hello. Cheers. E il Napoli ce l'ha fatto, ce l'ha dimostrato. Esattamente. È vero? Buon carnevale a tutti.